Buonasera a tutti, iniziamo ragazzi perché già stiamo andando da poco, il bambinello nasce, noi siamo qua. E allora abbiamo fatto questa perché siamo noi l'ultima regione a espletare quelli che sono i doveri del nostro mondo associativo. Questa riunione, vi dico qual è l'ordine del giorno. Allora, la prima cosa, non dobbiamo nominare il presidente di questa assemblea. Quindi io proporrei o il nostro delegato nazionale, se siete d'accordo, Roberto Bellono. D'accordo, c'è un delegato a leggere io, Avanti, Renato! Dai, Renato! Vuoi fare qualche memoria? Meno giovane! Dobbiamo nominare la commissione verifica poteri e allora c'è il nostro Ferrante e Gino, poi ci sarà la relazione mia, ci sarà la presentazione dei candidati e della prima armi. Il segretario Gino. Ah, il segretario sì, le scamisi della... Siamo un volontario, €2.000 al mese. L'abbiamo complicato. Come voi sapete tutti nella vita c'è un inizio e una fine. E noi abbiamo qua il nuovo il presidente di questa assemblea che è Renato Marletta. Cioè ragazzi, per tutti noi Renato Marletta è stato un amico, è stato un punto di riferimento, è stato il nostro... chiamiamolo la maniera buona, il nostro pulmone dell'associazione Regione Sicilia, perché si prendeva tutte quelle che erano le marachelle, gli attacchi al potere venivano espletati in prima persona da Renato Marletta. Renato è un'icona del mondo Ajax. È una cosa che ci tenevo a dirla perché è una cosa che sentivo. Di essere l'unico candidato per condurre questo mondo associativo Regione Sicilia, anche perché in questo periodo sapete bene che siamo, sia io che l'ho detto, siamo attaccati da tutta Italia perché capite bene che c'è una guerra politica per scambio di voti per chi si vuole votare. Devo occupare determinate poltrone. Io ho detto agli altri presidenti regionali che mi hanno interpellato, anzi il 27 c'è una riunione a Roma del presidente regionale, io ho detto che chiunque può avere la nostra partecipazione, sempre se ognuno sposa la nostra politica. Noi abbiamo, l'ho detto, ce lo teniamo molto molto stretto perché signori, io spesso sono andato su, assisto alle riunioni, l'ultima c'è il nobbio e vi dico senza cosa, senza essere rappresentante della Lacoste, vi dico che è un orgoglio per tutti noi essere rappresentati nel sud da Roberto. Quindi il mio impegno continuerà per sostenere con tutto quello che mi è possibile la candidatura e la rielezione di Roberto Bellono, anche se al terzo mandato abbiamo avuto dei problemi per questo. Però siccome il mister Renzo Olivieri si è ricandidato, quindi tutto il direttivo si può. Inizio a titolo 1000, che per tutti i fedeli dell'associazione rievoca il titolo incrociato nel montano 1004, quando mi presentavo la prima volta piano piano, con l'aiuto di tutti i presidenti provinciali e i loro direttivi, la nostra Sicilia è cresciuta come abitanti e soprattutto come associati. Ad ogni anno siamo 833, un record per la nostra regione.
contento per il lavoro fatto in periferia da tutti i provinciali, con l'affettuosità che ci ha sempre distinto e soprattutto con l'approvazione del nuovo statuto e per il rinnovo dei gruppi provinciali, dove si è iniziato un percorso di rinnovamento con ben 7 presidenti provinciali su 9, sono nuovi. Noi speriamo tutti, soprattutto io personalmente, che darà una nuova linfa e un nuovo entusiasmo alla vita associata. Praticamente sia a livello giovanile, dove vediamo dei ragazzi guardando allora allenatore come un maestro di consigli, di tecnica, di educazione, di lealtà e rispetto. Il calcio è uno sport complesso che racchiude aspetti che vanno oltre le semplici conoscenze tecniche. I corsi di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo della licenza da allenare, che già si sono svolti come il primo triennio e che quindi passato il noviziato andranno a regime annualmente. Questi momenti, assieme al primo l'apertura delle squadre giovanili e l'opportunità degli allenatori dei campionati dilettanti sono frutto di accordi che l'AIAC nazionale sta portando avanti e che noi in Sicilia saremo vigili alla praticazione. Il dialogo e il confronto sarà il nostro pane quotidiano e il mio traguardo insieme a tutti voi sarà Coppa Mille. Il quadriennio trascorso ha visto il gruppo regionale riunirsi nelle varie province della nostra amata isola. E lo stesso è un futuro, perché bisogna essere vicino alla periferia, soprattutto essere vicino al comitato regionale. Ringrazio tutti per quanto è stato fatto e raggiunto. In questo gli amici associati uscenti, soprattutto i presidenti provinciali che sono usciti, a rimanere nella nostra grande famiglia, AIAC, Regione Sicilia, perché con l'impegno di tutti noi possiamo raggiungere livelli mai raggiunti, ma soprattutto all'interno dell'organismo nazionale, con il rinnovo della carica, consigliere nazionale, giusto merito per quanto ha fatto. Per chi non è stato attento, parlo di Roberto Bell'Uomo, per cui io per l'AIAC siciliana e con questi sentimenti di profonda amicizia che ci ha unito in questo lungo percorso, dobbiamo continuare, almeno così spero, fortemente per il bene del calcio dei nostri associati allenatori e condividere con le altre componenti sani principi di correttezza, lealtà, trasparenza per come riporta il codice etico dello sport. I valori veri dell'amicizia. Credetemi, io sono nell'associazione dal 1982, siamo stati con il Senato a Coverciano per un corso di aggiornamento perché allora si facevano dei corsi per gli allenatori meritevoli, poi hanno capito che là c'erano molti più scarsi e l'hanno eliminato. Però sono orgoglioso di avere conosciuto persone che mi hanno dato tanto. Quindi, grazie delle belle parole, non è facile dopo qualche giorno di AIEC, premesso che, come diceva il Presidente, è stata la mia volontà cambiare in corso d'opera e per motivi di salute e per motivi che sapete benissimo come va il corso della vita. Un ricambio generazionale occorre in tutte le situazioni. Il fatto che noi abbiamo cambiato 7 presidenti su 9 province è segno che c'è un lavoro di continuità, ma non bisogna perdere l'obiettivo che è quello della grande famiglia. Si fa con cuore, si fa con entusiasmo, soprattutto si fa per portare avanti le diligenze e noi abbiamo dimostrato a Coverciano soprattutto, quando abbiamo usato per una volta con la valigia di cartone del corpore di treno, allora se diciamo così in viaggio in aereo, quelle che erano le nostre diligenze, per cui il concetto di altre grande famiglie della FCC, perché noi siamo qua per il bene del calcio, perché questo lavoro si fa con tanto amore, con attenzione.
comunicazione, soprattutto forse siamo una delle poche espressioni associative che fa tutto il titolo gratuito, ma intanto questo fatto lo critichiamo, per cui insomma togliamo tempo alle famiglie, ai nostri impegni, al nostro lavoro, proprio perché non si parla del nome. Io ho avuto il piacere quando riguarda l'ordine dei lavori, dobbiamo proseguire dopo la lettura del Presidente. Passiamo la parola al Consiglio Nazionale per le ultime novità. Devo ringraziare per le parole di elogio. Momentaneamente il Consiglio Nazionale, spero di esserci. Siamo proprio i suffragi delle regioni del nord, penso di riuscirci, penso. Anche perché per quello che ho dato, ho speso. Io, riferendomi alla mia isola, volevo ringraziarvi tutti, perché praticamente in questi ultimi 6 mesi, dall'approvazione dello statuto regionale, all'approvazione dello statuto provinciale, ho dovuto martellare l'approvazione dello statuto provinciale, facciamo l'assemblea, poi l'assemblea elettiva, poi l'assemblea regionale. Insomma, si è andati avanti in un excursus positivo per la nostra regione, perché abbiamo creato finalmente a Firenze un, diciamo, un database, un qualcosa che lasceremo dopo, perché l'associazione in questi 4 anni si è trasformata da associazione italiana allenatori calcio. Adesso abbiamo 2 zampette, possiamo dirlo, e abbiamo un AIAC che si occupa di AIAC Ollus, che si occupa di persone di disabilità e di intervenire sul sociale, e poi abbiamo anche l'AIAC Service, che è l'AIAC che finalmente abbiamo un sistema come un po' recuperare le tasse. Questa è la verità, perché eravamo un'associazione dilettantistica e in base a quanto si fatturava non poteva funzionare. Diciamo tutti a Firenze. Poi avete visto che abbiamo messo addirittura una casella di posta elettronica dove noi per gestire tutte le votazioni e tutti i documenti nostri sono in quella casella, che è anche depositata a Firenze. Quindi quando io insistevo per dirvi le delibere, le candidature, dice essere massimo per le cariche, in una regione si fa in un modo, in un'altra regione si fa in un altro modo. Quindi ci sono queste nuove normative di velocizzazione, se non altro, di sul territorio di avere le cose uniche, per evitare che in Sicilia succeda una cosa, in Trentino Alto Adige succeda un'altra. Quindi su questa cosa devo ringraziare i presidenti provinciali uscenti e subentranti dell'impegno che hanno proposto, delle persone che hanno partecipato, poche o tante, l'importante è che hanno capito il messaggio che volevo lanciare. Sono anche contento di un rinnovo che ci sia stato e che ci sarà piano piano, diciamo, di questo rinnovo di nuova linfa, ben venga, e a cui passeremo il testimone e li lasceremo un po' camminare per vedere dove arrivano, perché anche noi poi siamo prossimi a fare un turnover, quindi vedremo quello che è. L'unica, una cosa che ci tengo però, seguendo la linea del maestro Abisto, è sull'aumento del numero. Vero che a volte nelle assemblee mi sono sentito dire ma parliamo solo dei numeri. No, il numero è anche avere consensi e avere persone che si interessano all'associazione. Perché dietro i numeri l'associazione riesce a avere l'obbligatorietà dell'allenatore, che era sempre messo in discussione. Riesce a avere, per quello che può essere, i massimali, che quanto prima, non dico si andrà sulla liberalizzazione, ma comunque si andrà verso l'aumento. C'è una copertura, un fiduciario regionale, abbiamo una parte legale dietro, perché adesso la FIGC, la Lega Dilettanti, ha piazzato avvocati alla commissione Vertenza, alla commissione giuridica, al fondo di garanzia, ha messo avvocati. Molto spesso noi, i nostri soci, i nostri amici allenatori, partono con una vertenza mandandola anche all'indirizzo sbagliato, pur essendoci che noi sul territorio mi risulta che i presidenti sono tutti vivi, vegeti e che funzionano. Quindi a volte il singolo socio o allenatore non riesce neanche a farla partire bene la vertenza, e non si può poi chiamare alla vertenza come è andata a finire. No, bisogna vedere le carte come partire. Quindi su alcune cose l'associazione, frutto dei nostri 850 passa soci quest'anno, ma a livello nazionale oltre 19.000, quindi